europea? La neuromielite ottica è una malattia rara, degenerativa, spesso scambiata per sclerosi multipla, ma in realtà molto più severa. Nel mondo si ammalano di sclerosi multipla circa 1.300.000 persone, in Europa 400.000, in Italia 57.000, con un'incidenza di 1.800 casi l'anno. La neuromielite ottica è di difficile valutazione in quanto la patologia è ancora sotto riconosciuta. Il meccanismo che scatena questa malattia rara finora non era conosciuto, ma grazie a una ricerca dell'Università di Bari ora è più chiara la causa scatenante e si sono quindi create le premesse per la preparazione del farmaco adatto alla cura. Una scoperta tanto importante che il Journal of Biological Chemistry esce il 12 febbraio con la copertina dedicata allo studio pugliese. La neuromielite ottica esplode perché il sistema immunitario aggredisce l'acqua porina, che è una proteina che veicola l'acqua nel sistema nervoso, come fosse un nemico da eliminare. Attacco devastante per il paziente che diventa cieco, ha problemi di deambulazione e con l'aggravarsi della malattia non riesce più a camminare. L'attacco dell'anticorpo non avviene sulla singola molecola, ma su vere e proprie impalcature di molecole. Ecco quindi che con la ricerca nel sangue dell'anticorpo è possibile fare una diagnosi che differenzi fra sclerosi multipla e neuromielite. Inoltre, sin dai primi sintomi, si potrà fare un test sul sangue in modo che il paziente possa seguire una terapia mirata. Lo studio, come ha sottolineato l'assessora allo sviluppo economico Loredana Capone, è il frutto di un'attiva collaborazione fra Università, Regione Puglia, che ha erogato 790.000 euro, e due imprese private. 5 le unità operative che riuniscono 32 studiosi, di cui 11 giovani ricercatori. Questa ricerca applicata è uno dei 53 progetti strategici sostenuti dall'assessorato allo sviluppo economico regionale con 45 milioni di euro complessivi.